libro, se questo può fare piacere a chi ci ascolta, io proporrei di iniziare questa lettura. La signora Forni, per favore, dovrebbe per piacere leggerci come... Perfetto. Dalla quarta di copertina. Storia di un avvocato di umili origini, della sua famiglia e di un'aristocratica famiglia di baroni. Ambientata in una piccola ipotetica località di provincia, tramite avvenimenti e personaggi di mutevole sapore culturale ed umano, essa fornisce inedite, interessanti e differenti immagini di una società non solo contadina, in un lasso di tempo prossimo e a cavallo di due guerre. Ritratto d'ambiente, storia di estrema povertà e di spropositata ricchezza, di atavica fame, di giornaliere privazioni, di immani fatiche, di amori soffocati e di amori violenti, di faticoso riscatto sociale fatalmente segnato da inesorabile declino. Grazie. Dottor Lotti potrebbe iniziare a leggere proprio l'inizio del libro. Questi sono i personaggi principali. Egidio, avvocato, figlio di Marco e Cecilia, personaggio protagonista. Marco e Cecilia, padre e madre di Egidio e di altri 7 figli, 5 maschi e 2 femmine. Agnese e Marta, sorelle di Egidio. Filippo, detto l'americano, marito di Marta, sorella di Egidio. Virginia Maria Antonietta, baronessa, vedova del barone Aliprando Valandi. Vi leggerò la parte iniziale del capitolo La barona e Suor Matilde. Era la vigilia di primavera. Al primo chiaro dell'alba, nella casa contadina dei nobili Valandi, Egidio stava per venire al mondo. Nella frescura pungente del mattino, ciccando tabacco, suo padre andava avanti e indietro nel grande cortile, mentre un poco angosciosi gli giungevano i gemiti della donna che stava per partorire. In quella piccola dimora di Sant'Albana, dove anni addietro, per poche centinaia di lire l'anno, Marco era giunto con la moglie Cecilia al servizio dei baroni come aiuto giardiniere e uomo tuttofare, erano nati anche gli altri suoi 7 figli, 5 maschi e 2 femmine. Aveva spesso sentito dire che i figli sono una benedizione del Signore, ma con tutta la sua devozione, se avesse potuto, quel bambino che dopo tanti anni capitava così all'improvviso, lui lo avrebbe volentieri rispedito da dove era venuto. L'intera famiglia viveva in 2 stanze. Nella prima, al piano terreno, dove si cucinava su una vecchia stufa a legna e si mangiava seduti su 2 panche a un lungo tavolo rustico davanti a una misera credenza, Marco e Cecilia dormivano in un letto di ferro battuto di una piazza e mezza, sistemato contro la parete di fondo. Da quel giorno, nella annerita cucina, cominciò a dormirci anche Egidio, nella grande culla che prima di lui aveva uno ad uno ospitato i suoi 7 fratelli. La seconda, poco più di una legnaia, si raggiungeva salendo una ripida, stretta e buia scaletta. Attraverso i colpi di questa misera stanza, dove su improvvisati giacigli si coricavano qua e là i figli di Marco e Cecilia, filtravano la luce del primo mattino e l'aria gelida delle giornate d'inverno. Ma nelle notti chiare, attraverso le fessure del tetto, talvolta i ragazzi si divertivano a turno ad osservare in silenzio spicchi di cielo stellato e di tanto in tanto la luna.
Fu in questa povera casa di campagna che nacque e crebbe Egidio. Bene, ecco, sulle emozioni, sulle vocazioni che questa lettura ha suscitato, cerchiamo adesso di avviare anche qualche riflessione di commento. Allora, io introduco dicendo che certamente il libro presenta vizi e virtù di personaggi semplici e genuini, che direi rispetto al contemporaneo emergono per alcuni caratteri e tratti singolari. Intanto emerge con chiarezza questo rapporto con la povertà. La povertà, direi, è l'elemento stabile del divenire. La povertà è accettata come elemento, diciamo, non evitabile, per cui avversità e fatalità convivono senza rancori, ma anche senza spinte di riscatto, per cui si nota proprio questo, secondo me, questo sottofondo di base. Desideri di riscatto pochi, accettazione, rassegnazione di una situazione e la povertà, l'estrema povertà, come elemento che connota le famiglie e connota le vite e le vicende. La casa di campagna, abbiamo fatto le due stanze, un lavoro 200 lire l'anno, 7 figli e l'ottavo che proprio non ci voleva, e poi il parto in casa. Questi sono gli elementi rispetto ai quali chiederei magari a qualcuno dei nostri ospiti di esprimere qualche elemento di riflessione. Sì, mi pare che un aspetto di questo mondo contadino sia proprio realissimo ed è quello della mancanza di un desiderio di riscatto. Cioè c'è un fatalismo che è poi tipico dei grandi romanzi realisti del nostro Novecento piemontese, lo ritrovate in Fenoglio, lo ritrovate in Pavese, e cioè un mondo senza luce, perché anche la religione non compare, compare solo come tradizione, non come desiderio di riscatto. In questi romanzi, anche il Fenoglio, i preti ad esempio non fanno mai una bella figura, sono anche loro coinvolti in questo mondo caratterizzato dalla fame, hanno un po' meno fame degli altri, sono dei privilegiati. Un altro aspetto è quello dei potenti, in questo caso la baronessa, non c'è una dialettica servo-padrone. Cioè i contadini subiscono l'ingiustizia sociale che subiscono con assoluta tranquillità. All'interno del romanzo si nota però, poi chiudo, un momento in cui la ribellione viene fuori. Quando Egidio, ormai studente, acculturato, esercita quel lavoro di funzionario del comune per garantire, no, l'ammasso del grano, e ci serve dei carabinieri, ecco che serpeggia la rivolta. Questi contadini che devono dare il grano all'ammasso cercano di nasconderlo, e la mamma di Egidio è l'unica che si rende conto. Lui, un po' sprovveduto, accetta di fare questo, accetta di fare il podestà in momenti in cui la vita vale un soldo, no? E ci sono testimonianze del romanzo di assassini proprio, no? Di assassinati. E la madre se ne rende conto, dice: guarda che stai facendo un lavoro estremamente pericoloso. Ecco, lì a mio parere si comincia a intravedere un cenno di rivolta che ovviamente si realizza poi nella resistenza. I ragazzi del paese, ci racconta l'autore, fanno il partigiano. Molti di loro fanno il partigiano. Quindi la ribellione sociale si manifesta forse attraverso questo evento della guerra e della resistenza. Anche il professore, sì, concordo pienamente con l'analisi che è stata fatta.
fatta. E aggiungerei che l'altro elemento che raccolgo rispetto a questa rassegnazione è anche una correlazione stretta con la deprivazione culturale, la mancanza di una scuola, la mancanza della scuola dell'obbligo determina evidentemente anche un'inconsapevolezza di quelli che potrebbero essere gli elementi di riscatto e quindi ci sono diversi passaggi nei quali si nota bene che quella realtà era una realtà in cui la sete di cultura non veniva avvertita, anche se c'era un gran bisogno di cultura. Un altro capitolo che tocca il matrimonio di Tista e di Marianna lo lasciamo adesso all'introduzione diretta dell'autore. Sì, allora, i personaggi sono Tista, il padre di Tista, il parroco, Gemu e Marianna. C'era anche chi, come si raccontava di Marianna, pur di accasarsi non andava tanto per il sottile. In un vecchio chiavotto nelle basse del paese vicino al fiume, un uomo ancora giovane di nome Giovanni Battista, ma che tutti chiamavano Tista, timido e forse anche un poco tardo di testa, viveva con il padre Stefano, vedovo da alcuni anni, sulla cinquantina. I due possedevano poca cosa, un paio di mucche, tre o quattro pecore, e allevavano qualche gallina vendendone le uova al mercato, una dozzina la settimana d'inverno, due o tre dozzine in primavera. Ci vorrebbe una donna per lavarci la roba, farci un poco da mangiare, aveva detto un giorno il padre al figlio che nel cortile stava stendendo al sole un paio di mutande. Ti sta stufo di fare la cucina in bucato, ma anche di masturbarsi a 30 anni di nascosto. Cogliendo l'occasione al volo, si era subito dato da fare chiedendo informazione al prete dopo la messa. Potresti andare da Gemu della Carera e vedere se ti concede in sposa Brigida, l'aveva consigliato il parroco. Di ritorno a casa con questa idea in testa, Tista non stava più nella pelle, lavatosi alla pelle meglio e indossato il logo e unico vestito che possedeva, sotto il sole che picchiava più non posso, era partito nel pomeriggio della stessa domenica di fine luglio a chiedere la mano di Brigida. Gepu, uomo avaro e arcigno, che a lavorare di festa non faceva differenza, stava nel campo quando il giovane pretendente arrivò trafelato alla Carera, una vecchia cascinotta sul sommo del paese. Vieni qui se vuoi parlarmi, che devo lavorare, tanto è lo stesso, aveva gridato l'uomo da lontano. Il parroco mi ha detto che potevo venire a chiedervi la mano di vostra figlia Brigida. Brigida? No, il parroco non t'ha informato bene. Brigida, no, non te la posso dare. L'ho già promessa a Tonio, il più grande dei giubbetti, rispose l'uomo. Se proprio vuoi maritarti con una delle mie figlie, ti potrei dare Marianna. Marianna, 30 anni suonati e disperante ormai di trovare marito, era la più vecchia delle quattro figlie di Gemu, il quale non vedeva l'ora di farsela fuori. Mi proponete la più anziana delle vostre figlie? Aveva risposto Tista, ringalluzzito, scorgendo l'occasione di sistemare forse anche il vecchio padre, cui era molto affezionato e di cui subiva senza protestare l'influsso. La più anziana, ma anche la più robusta, lavora per due, aveva soggiunto il padre della ragazza, intravedendo la possibilità di concludere l'affare. Dopo breve esitazione, soppesando i più e i pro e i contro, Tista aveva arrischiato una proposta.
Potrei prenderla per davvero, vostra figlia Marianna, anche senza dote, ma a una condizione. E quale sarebbe questa condizione? Si era incuriosito il vecchio, che per il caldo e la fatica colava sudore nel campo come una fontana. Io vivo con mio padre. Se ho ben capito, mia figlia dovrebbe vivere con te e tuo padre. Marianna è brava di cuore, sono sicuro che accetterebbe. Veramente, veramente, mio padre è vedovo. Questa è la condizione per far bene l'accordo. Marianna, che oltre ad essere la più vecchia ed in cerca di marito, era anche piuttosto sempliciotta, aveva accettato e cominciato la sua vita di sposa in quella casa, passando da un letto all'altro senza troppi problemi, a giudicare da come andava in giro per il paese, sempre sorridente e contenta. Chissà poi chi era il padre delle tre figlie nate da questo matrimonio. Un giorno il parroco, dopo la messa, aveva atteso il momento giusto per fermare la donna, rimproverandola. Non vieni a confessare. Se è vero quel che si dice in giro, sei in peccato mortale. In peccato mortale perché sono la moglie di Tista e di suo padre. E il patto era quello. Ma io non faccio come Teresa, che viene a prendere la comunione tutte le domeniche e dorme con suo fratello come una moglie. Aveva cercato di discolparsi la donna. Era vera questa storia di Teresa, che dormiva abitualmente in un sol letto con il fratello, senza troppo vergognarsi o nascondersi. L'aveva sospettato pure il medico condotto, quando era andato a visitarli per la febbre alta dell'influenza, trovandoli coricati nell'unico letto, entrambi senza mutande. La conoscevano tutti in paese la storia di Mariano. Cecilia, almeno, aveva sposato un bel uomo, tutt'altro che tonto, e tutto per sé. Allora, ecco qui, rintracciamo, direi, volendo fare un confronto anche con quello che è la contemporaneità, gli elementi di una società che è rimasta fedele al sentire degli avi e quindi che si ripropone uguale a se stessa, che si replica sempre uguale e che in questo replicarsi identicamente trova le ragioni della sua sicurezza, della sua stabilità, di ciò che dà pace. E nello stesso momento cogliamo gli elementi negativi. La donna in condizione di subalternità all'uomo sempre. Direi che tutto il racconto e tutte le vicende evidenziano sempre una donna che in certi passaggi deve fare la parte dell'uomo, ma in presenza dell'uomo è sempre subalterna. Non deve pensare, non deve investire in pensiero, ma deve fare la donna. Immobilismo intergenerazionale che viene accettato però dalle generazioni che vengono. Quindi non c'è, si diceva prima, questo elemento di una mancanza di aspirazioni di riscatto, che ovviamente riguarda particolarmente la parte giovane di quella società, e la rassegnazione. Mi pare di poter dire che una visione, vorrei dire, retributiva del bene e il fatto che probabilmente ci sarà un al di là nel quale sarà previsto il riscatto, attenua quelli che sono alcuni aneliti di giustizia e di uguaglianza che probabilmente negli anni successivi fortunatamente si affermeranno. Così come mi pare di notare, almeno in questo, diciamo, questa realtà, che il senso di colpa probabilmente ha dato il meglio successivamente, per cui si vive tranquillamente in situazioni che, diciamo, in una visione moralistica di quell'epoca e che emerge
invece in altri tratti non sconvolgono, per cui il fatto di dormire come una moglie col fratello è un elemento accettato come normalità, anzi contrapposto al comportamento dell'amica che tutte le mattine fa la comunione, ma in realtà ha comportamenti ben lontani da quella che potrebbe essere definita la virtù. Un altro elemento che segnalo alla discussione è quello della povertà della parola. Le parole pensano per noi e possedere molte parole significa formulare pensieri più complessi e dunque rintracciare diciamo visioni, immaginari diversi. Il libro riprende invece questo tratto di una parola che è fatta di poche parole, una parola che non pensa per chi la pronuncia, una parola che diventa mezzo essenziale di sostentamento e non di rielaborazione e di cultura. L'altro elemento che evidenzio è quello dello stupore. Le forme dello stupore diciamo, nei personaggi del libro, ma che si contrappongono poi a noi, credo che noi oggi, per certi versi, parliamo dei nostri giovani, fatichiamo a stupirci perché abbiamo visto di tutto. Ma lo stupore è la precondizione alla curiositas e quindi alla ricerca. Stupore è una parola interessante. La radice ST nella nostra lingua rimanda a parole che ci dicono la stabilità, l'essere saldi, lo stato, la stalla, la stazione, lo stallo, l'istituzione, lo stupore. Perché essere saldi? Lo stupore ci fa rimanere. Ci sono rimasto immobile perché qualcosa di imprevisto capita davanti a me, qualcosa che non avevo previsto, che non riesco a collocare in una visione d'abitudine. Allora anche questi elementi emergono numerosi, perché è chiaro che nelle persone ingenue e semplici lo stupore è più facile da essere suscitato. Questo non significa che non esista uno stupore complesso, anzi direi che anche a livelli, diciamo, alti di cultura lo stupore resta un elemento positivo. Però mi pare di rintracciare questo stupore prevedibile che è vissuto da tutti esattamente nello stesso modo. Credo che nelle nostre società invece lo stupore abbia tonalità molto diverse in relazione al, diciamo, al percorso culturale. Abbiamo fatto. Allora, il tema che mi pare si ponga in modo anche direi forte, perché quella era la realtà di tutti, è quello del matrimonio. Matrimonio di ieri, matrimonio di oggi, matrimonio di domani. Allora lascerei di nuovo la parola al professore, magari sugli elementi sociali di questo tessuto che dalle nostre parti forse sembrava essere un tessuto che si sarebbe replicato all'infinito e così non è stato. Diciamo che il matrimonio per noi cristiani non è un sacramento, ma sostanzialmente un contratto, no? È un contratto che porta vantaggi e svantaggi, e quindi comporta discorso di utilitarismo, di diritto. Allora, è chiaro che noi siamo passati attraverso il romanticismo che ha inventato il matrimonio amore. Quindi c'è stata questa idea che ci si sposa con la persona con cui sei innamorata, ma non è così, non è mai stato così. Diceva, tu ti sposi e poi ti innamorerai. Cioè, in realtà, tu donna, minorità, no? Allora, tu donna vai a servire un uomo. Vai a fare la madre ai figli, lo aiuti in campagna, eccetera, eccetera. Lo stesso rapporto, anche se più sofisticato, c'era nel
familiari. Non avete mai visto nessuno degli agnelli che abbia sposato un operaio della Fiat, no? Si sposa tra di loro. Quindi, in sostanza, il matrimonio serviva a tenere ferme, a mio parere, le classi sociali. Nel momento in cui si sviluppa storicamente in vari paesi in modo diverso la borghesia, dico che la borghesia è un, come dire, una categoria, una classe sociale di mezzo dalla quale si può scendere, si impoverisci, o dalla quale puoi salire, se ti arricchisci. Quanti romanzi dell'Ottocento, pensate al Mastro Don Gesualdo, no? In cui l'uomo che si è fatto da sé con un durissimo lavoro sposa poi una figlia chiacchierata di una famiglia nobile di decadenza, no? O pensate a tutta la nostra nobiltà piemontese del Settecento, tutte le famiglie fossanesi, cunesi, savignanesi, tutti questi nobili conti e baroni, era tutta gente che erano proprietari di filande, avvocati, medici, che nel 1720, quando il re del Piemonte ha bisogno di soldi e vende i feudi, si comprano feudi. E allora ecco i Ricci d'Andò, ecco i Mocchia di San Michele, ecco i Mocchia di Coggiola, erano cunesi, ma il feudo ce l'avevano a Coggiola nel Biellese, no? Quindi in sostanza, vedete che c'era questo passaggio in salita e discesa di questa classe. Gli esempi sono innumerevoli, se in tutti i romanzi dell'Ottocento, del Novecento realistici troviamo questo rapporto matrimoniale, non basato sull'amore, ma basato sulla convenienza sociale. Potrei fare degli esempi anche in famiglia, una storia bellissima, ma il tempo stringe, ve la racconto poi magari un'altra volta. Grazie professore. Bene, allora passiamo adesso a un altro capitolo del libro che pone a tema il lavoro e la donna. Silvestro, Tanciulli e Felicino. Legge Luciano Casasole. Questa è una parte del capitolo Silvestro, Tanciulli e Felicino. La vita universitaria gli piaceva, anche se in giro si respirava l'aria sinistra e triste della guerra. Quando per tale motivo gli atenei vennero chiusi, anche gli studenti universitari che godevano per norma dell'esonero furono richiamati alle armi. Per via dell'infermità, Egidio fu invece lasciato a casa. Era questo l'unico privilegio che fino a quel momento la poliomielite gli aveva riservato. Con la chiusura dell'università, quando già aveva superato numerosi esami, Egidio era repentinamente divenuto uno studente disoccupato che trascorreva le giornate in paese, dove era ritornato, a fare nulla. Ma pur volendo, in quel piccolo luogo di campagna, in quel momento ci sarebbe stato ben poco da fare. Sant'Alban contava un migliaio di abitanti e in giro c'era una povertà estrema. In una stanza vivevano abitualmente 7-8 persone o anche più. Gli uomini, con vanghe e zappa, falce, tridente, rastrello e con un mulo o un bue a tirare l'arato, che qualche poveraccio si tirava lui al posto del mulo, lavoravano quasi tutti nei campi, duri e asciutti. Ma quelli che possedevano un pezzo di terra, per lo più un podere modesto per seminare un po' di frumento e di mais, un solco di fagioli e uno di patate, si contavano sulle dita di una sola mano. La maggior parte erano braccianti o mezzadri, come Marco, o giovani che prima della guerra facevano i vaccai in casa d'altri, come i fratelli d'Egidio. Al mercato dei garzoni e dei vaccari, che nei momenti di lavoro grosso si teneva tutti i giorni sulla piazza Celebrini della vicina Fossano, mentre le braccia solide dei giovani robusti trovavano lavoro subito, i mingherlini e le femmine venivano per di più ingaggiati per occupazioni meno pesanti, come servitori e custodi di vacche.
Qualche contadino, per assicurare tutto l'anno a sé e alla famiglia, un misero alloggio, la legna per scaldarsi, una parte dei legumi e di pollame e 400 o 500 lire fra granaglia, uva e denaro, preferiva fare lo schiavandario nelle Langhe o nel Monferrato. C'era qualcuno che per campare o aggiungere qualcosa al misero guadagno, possedendo una pianta di gesso, coltivava i biganti per venderne sul mercato i bozzoli della seta, oppure chi in primavera seminava la canapa sulle morene e tutto intorno ai cavoli per tagliarla all'autunno e metterla a bagno in qualche piccola lama dell'ostura, farla in seguito seccare e sfogliarla d'inverno. Per non sprecare nulla, con i resti della canapa e un poco di zolfo, qualche contadino ingegnoso si fabbricava i fiammiferi in casa. In Sant'Albano non c'era un pezzo di terra irriguo e di conseguenza le soluzioni erano due. O il buon Dio, preso da pietà, di tanto in tanto faceva piovere assicurando sufficienti raccolti e pascoli per gli animali, o bisognava andare con o senza muro a caricarsi d'acqua al fiume. Senza acqua potabile e un pozzo per lavare la lingeria, le donne erano costrette a trasportarsi il carico sulle spalle giù fino all'ostura e poi a risalirlo più pesante di prima per stenderlo nel cortile di casa. Le anziane, che di sopportare tale fatica non se la sentivano, altro non potevano fare che lavare nella tappa dietro al municipio, dove le bestie si abbeveravano e l'acqua stagna puzzava. Occupate ad accudire la casa, a crescere i numerosi figli venuti al mondo uno dopo l'altro quando capitava, e in più obbligate a dare una mano nei campi all'occorrenza, a 50 anni le donne erano vecchie femmine distrutte. In tempo di guerra, dopo la partenza dei giovani e dei richiamati alle armi, per lavorare la campagna, badare alla stalla e alla casa, con l'aiuto dei non richiamati e di qualche servitore esonerato perché invalido, madri, mogli, figli e sorelle erano costrette a sobbarcarsi la fatica loro e quella degli uomini partiti al fronte. Per arare i campi senza troppo sfiancare le bestie, seminare, sfalciare il grano e curare la vigna, ci si alzava anche alle 3 del mattino. Ecco, lo spaccato che emerge da questo capitolo è sicuramente, torniamo alla condizione femminile, in quel periodo particolare che è stato il periodo delle guerre, periodo nel quale andando gli uomini in guerra rimaneva sulle spalle delle donne il doppio del lavoro, c'era il lavoro ordinario, casa, casalinghe e tutto questo lavoro che induceva ad alzarsi alle 3 del mattino per riuscire a portare a casa la pagnotta. Allora, alcuni elementi di suggestione nella lettura di questi due passaggi, di questa vita di paese, io li ho rintracciati intanto nel rapporto che stride tra lo spreco che connota spesso le nostre vite quotidiane, a partire dall'acqua. L'acqua. Quante volte lasciamo aperta l'acqua mentre ce laviamo i denti e diamo scontata l'acqua potabile. Le parole e le descrizioni che si susseguono dicono che ci sono alcuni elementi che oggi per noi sono simbolici, ma che allora erano simbolici, ma specialmente erano questioni di vita o di morte. Tra questi certamente c'era l'acqua. E un'altra è rapportato all'acqua l'idea che nulla va sprecato, nulla si spreca. E quindi era una necessità questa. Probabilmente l'opulenza ha indotto poi a comportamenti molto meno virtuosi.
L'altro elemento che mi ha colpito è questo mercato dei garzoni e dei bancari, che mi ha rimandato addirittura ai periodi, per me l'effetto è stato questo della schiavitù, in cui venivano esibiti gli schiavi e venivano scelti sulla base dell'aspetto fisico, della prestanza, e questo succedeva in piazza Vittorio Veneto, per cui si andava a scegliere il baccaro o il garzone osservandolo, e così come si valuta l'animale al mercato delle bestie, si valutava la persona che avrebbe poi lavorato, e questo mi ha lasciato abbastanza interdetto. E l'altro elemento che io ho colto è questo, che direi il tratto ordinatorio delle vite in quel periodo era la paura. Tutti i racconti evidenziano una paura, tutte le azioni sono poste in essere da una paura: la paura della stagione, la paura della mancanza dell'acqua, la paura della guerra, la paura della malattia, la paura che manchino le risorse, la paura della morte e la paura del futuro. Quindi da queste pagine direi che quantomeno possiamo dire che, se è vero che la nostra epoca è connotata dal futuro minaccia, l'epoca che viene riportata in quei decenni a cavallo delle due guerre certamente non è un'epoca in cui il futuro invece è avvenire, come dire, di liberazione, di salvezza, ma è un futuro che in tutte le vite semplici fa paura. È una, direi, un sottotraccia che connota tutte le esistenze, tutte le vite. Allora, questo elemento, secondo me, ci introduce dall'acqua al vino a un altro passaggio che rimanda anche qua al valore simbolico di certe liturgie. Mi riferisco al vigneto, il vino e Marietta, un passaggio che ci leggerà Elena Forni. Leggerò un brano dal capitolo Silvestro, Tanciui e Felicino. Il vigneto, il vino, Marietta. Il vigneto, che tutti lavoravano, era importante. Chi lo possedeva più grande lo coltivava a filare. La maggior parte, per sfruttare al massimo la misera rara superficie, la lavoravano ad alteno con le piante di frutta al posto dei propiglioni e cereali tra le file. Il vino era parte della paga, nutrimento, forza per lavorare, medicina per far sangue delle gravide e vincere la malinconia. Qualcuno di vino ne faceva 10 o 12 brette l'anno, qualcun altro anche solo 3 o 4, ma senza dolcetto né eretto non stava nessuno. Spesso i contadini, oltre a berlo, il dolcetto lo mangiavano con la polenta e la zuppa, più volte la settimana, con gli agnolotti, ogni morte di papa, a qualche funerale, ai matrimoni o ai battesimi. Salvo casi rari, gli uomini bevevano tutti a pasto e fuori pasto. Anche Filippo, che possedeva una giornata di nairetto e mezza di dolcetto, senza ubriacarsi, sorbiva la sua parte, da solo e con gli amici. Egidio, invece, il vino non l'amava, ma era una mosca bianca, dal momento che lo bevevano non solo gli uomini, ma spesso anche le donne. Una che a bere esagerava era Marietta. Si era sposata con Tonino, un tranquillo montanaro di Frabosa Soprana, che al mercato dei garzoni e dei bancari aveva trovato lavoro come bracciante nelle quattro giornate di terra che la donna possedeva, con una discreta vigna. Da questo matrimonio Tonino, un tipo di natura un poco malinconica, si era ben presto pentito. Con la moglie sempre ciucca da mattina a sera e nel letto piena di pretese, l'aveva sopportata fino a quando un giorno decise di farla finita. Partito di casa per andare nell'autino, si era buttato dritto e filato giù dalla rupe. «Non era altro che un musone e un molaccione,
buono solo a lavorare la terra, andava dicendo con malignità Marietta, non dimentica delle notti trascorse ad aspettare il vano. Dopo la morte del marito, a trincare con lei aveva ben presto imparato il figlio, pure lui di nome Tonino. Facevano 50 brette di vino nero tutti gli anni, ma a metà agosto già era finito. Sempre sbronzi madre e figlio che di più non si può. C'era da chiedersi come riuscissero ancora a lavorare il campo, la vigna, l'orto e ballare alla stalla senza l'aiuto di nessuno. Si faticava duro da mattina a sera, tutta la settimana, di giorno e talvolta anche di notte. La domenica però, qualche eccezione, a rispetto del comandamento, era giorno di riposo. La domenica è il giorno del Signore, ripeteva spesso il prete durante la predica ai parrocchiani. Prima che il sacrestano facesse il consueto giro tra i banchi a raccogliere le offerte con il sacchetto, montato in cima di un bastone che di tanto in tanto agitava facendone tintinnare le monete, il parroco aveva un bel rammentare ai suoi parrocchiani che la chiesa vive di preghiere e di carità, ma le elemosine erano sempre scarse e misere. Raramente nel giorno del precetto qualcuno si permetteva a pranzo una fetta di salame o un pezzo di carne, ma la gran parte continuava a cibarsi di insalata, patate bollite o un poco di polenta riscaldata, due bicchieri di vino e una mela. C'era anche qualche capofamiglia che lungo la settimana, all'ora di pranzo, distribuiva ai figli una fetta di polenta con il permesso, la domenica, di mangiarla con il companatico di un'acciuga. Si risparmiava tutto l'anno quanto si poteva, ma il giorno del Signore era il giorno del Signore. Ringraziamo Elena Forni e chiudiamo con l'ultimo brano che sarà letto da Mina e che introduce il tema della festa. Tema del il senso di felicità, il tempo libero. Ovviamente il tempo libero era davvero interstiziale e si noterà anche nella lettura e diciamo in quella che era una realtà per cui avere del tempo libero era un lusso. Credo che anche questo nel rapporto con le nostre vite oggi induca riflessioni. Non solo, ma il tempo libero era abbastanza scontato e quindi tutti quanti facevano le stesse cose, a differenza di oggi che abbiamo l'esplosione degli hobby e delle possibilità, per cui pallone, elastico e osteria sostanzialmente. E poi il tema della fame, anche qua ci sono alcuni passaggi, mi pare che il luogo vero sia, se non ricordo male, per Sant'Antonino di Salmur, in cui c'è questa scena. Sant'Albano, va bene, che è una scena un po' raccapricciante. Allora, lasciamo adesso alla lettura di I giorni di festa e Felicino. Prego. Personaggi. Egidio, che è il protagonista del romanzo, cioè questo giovane figlio di un contadino che è diventato avvocato e nello stesso tempo questa famiglia di baroni, di nobili che pian pianino hanno perso tutto quello che avevano. Personaggio Egidio, Marco che è il padre di Egidio e Felicino che è un contadino. Si risparmiava tutto l'anno quanto si poteva, ma il giorno del Signore era il giorno del Signore. Dopo la messa e il pranzo, nei pomeriggi di festa, gli uomini si divertivano al gioco delle bocce o del pallone elastico e spesso si finiva in rissa per via delle scommesse. Altri, anzitutto i capi famiglia, trascorrevano lo svago nelle osterie, che a Sant'Albano erano 5. E nei giorni festivi sempre piene, in barba, al tiraceria della settimana. Era evenienza consueta,
vedere uscire dalle osterie a tarda sera uomini ubriachi fradici, pisciare a lungo contro i muri e trascinarsi a fatica verso casa. C'era addirittura chi, con due soldi da spendere, entrava in osteria il sabato sera e, dopo aver passato il tempo a giocare a carte, alla morra, a cantare, a bere vino a dismisura e a mangiare più imprese, pane e acciughe al verde, faceva ritorno a casa il lunedì mattina. Quando, sborniati che più non si può, gli uomini rientravano, nessuno osava fiatare, tanto meno le mogli, che sovente, come se non bastasse, si prendevano ancora un sacco di botte, costrette senza ritegno a soddisfare le voglie dei mariti come le bestie nella stalla o nell'unica stanza dove vivevano tutti insieme. Cosa ci poteva fare Giglio in un paese come Sant'Albano? Non certo giocare al pallone elastico o alla pantalera con le gambe che aveva, nemmeno andare all'osteria, perché di bere il vino, di cantare in coro e tirare bestemmie giocando a 3-7 proprio non era il suo gradimento. Di passare il tempo con qualche ragazza poi non si sognava nemmeno. Stava quasi tutto il giorno in casa a leggere libri d'ogni sorta. Questo era ciò che faceva e gli piaceva fare. Gli piaceva molto però anche chiacchierare con la gente, che in inverno, soprattutto quando il lavoro calava, veniva a casa sua e ascoltare i racconti. Uno che lo divertiva particolarmente e che andava spesso a fargli visita era Felicino. Partiva a piedi da Santo Antonino, dove abitava con la moglie e sei figli in due misere stanze, e camminando di buona lena, in meno di mezz'ora, arrivava a Sant'Albano. Una domenica mattina d'inverno, che faceva davvero freddo, per fare quattro chiacchiere come al solito, prima della messa, e per scaldarsi un poco, arrivò presto, che era ancora buio. Egidio stava nella stalla con suo padre e sua madre. Allora, Felicino, l'hai ammazzato il maiale quest'anno? Chiese Marco. No, il maiale non l'ho ammazzato. Ho ammazzato il gatto. Era bello grasso e per quest'anno basta così. Il maiale è ancora magro. Sarà per la prossima volta. A sentirlo raccontare queste cose, si poteva pensare che favoleggiasse per burla, ma lui diceva la verità. Con la miseria che circolava e i tempi che correvano a sfamare la famiglia, doveva fare i salti mortali. Il gatto poi, non solo per lui, era un piatto prelibato, quasi una lepre, tanto che durante la guerra di piatti di gatti in giro se ne vedevano ben pochi, specie sotto le feste. Figuriamoci per Felicino, con la fama arretrata che aveva, non andava tanto per il sottile. Qualche giorno prima, mentre insieme a Notu, per guadagnare qualcosa, con le due mucche che possedeva, stava lavorando alla bicocca, la piccola vigna di Ciano, rimuovendo la terra con la siloira, nella prima passata aveva fatto scappare un topolino. Dopo rapida rincorsa, afferrato per la coda senza perdere tempo, l'aveva addentato per la testa e un boccone dopo l'altro l'aveva mangiato tutto, peli compresi. Hai avuto del coraggio a mangiarlo vivo? Io mangio di tutto, non sono mica come te, sono di bocca buona io. Era vero, Felicino aveva sempre una fame vorace ed era di bocca buona. Divorava proprio di tutto, anche il secondo parto delle mucche. Andava a raccoglierlo a valle, quando i contadini lo buttavano nella pialera, per mangiarselo a casa, lui e la moglie, senza sprecarne nemmeno un poco. Di questi fatti, tutti veri, non storie, e Giglio, come nessuno del paese, si stupiva. Della fame di Felicino si raccontavano cose terribili, come quella che un giorno, sentito dire che una mucca stava per partorire, era salito in fretta da Pinta della Rocca, che abitava in un bel casolare sulla sommità di una collinetta. Era arrivato
giusto che la mucca aveva fatto il vitellino e ne aveva mangiato la placenta ancora calda. Poi, mentre si trovava l'intestino, uno dei cani era morto nel cortile. I Rocca volevano subito sotterrarlo nel campo, ma Felicino era intervenuto. Se a voi non vi importa, gli mangerei la lingua. Permesso ricevuto, uscito di tasca l'affilato coltello a serramanico che portava sempre con sé, aveva tagliato la lingua dell'animale più lunga che si può, fino alla base, e con soddisfazione l'aveva mangiata così, bella e cruda, trovandola di suo gusto. Che questo contadino avesse di tali abitudini lo sapevano tutti e lo raccontavano in molti, ma le storie del topo chiappato per la coda e mangiato vivo per la testa e quella della lingua del cane appena morto a Egidio gliela aveva raccontato proprio lui, Felicino, in persona. Sono cose vere, non sono delle mie invenzioni al tavolo. Queste cose sono cose realmente accadute. E qui in sala ci sono forse, c'è forse una persona che queste cose le sa e le conosce. Bene, ne prendiamo atto. Direi di lasciare adesso la parola al professore per una chiusura complessiva e magari un giudizio sull'opera del suo professore. Grazie. Vi invito, se non avete ancora letto il romanzo, a guardare la scarna introduzione che l'autore, il dottore Lina, fa. Lui sostiene che rispose di essere pervenuto alla scrittura in primo luogo attraverso l'inconsueta via del linguaggio cinematografico, con l'importante ausilio della medicina. E vorrei sottolineare questi due aspetti. La cinematografia fa sì che il romanzo, il Podestà, è un romanzo rapidissimo, cinematografico. Avviene una serie infinita di cose, di azioni, di personaggi. Abbiamo visto l'elenco dei personaggi che sono tantissimi, no? E pensate ai Malavoglia di Berga, il romanzo dove c'era una coralità di tanti, tanti, tanti piccoli personaggi del paese che insieme costruiscono l'ambiente sociale. Questa sera ne abbiamo avuto dalla lettura varie tranche. Il romanzo che cosa racconta? Racconta la vita di un uomo, questo Egidio, un ragazzino malato che forse grazie alla sua malattia ha un destino diverso dagli altri. Pensate alla Malora di Fenoglio che tutti avrete letto, anche lì c'è il caso del fratello del protagonista Agostino Emilio, che è un ragazzo delicato, malato di cuore e quindi è destinato a studiare, lo mandano in seminario. Era la via che nelle nostre campagne era seguita da centinaia e centinaia di giovani, avevano 8-10 figli, due suore, due preti, era la norma. Questo ragazzo quindi non può lavorare nei campi, ha la fortuna di trovare delle persone che lo aiutano, la suora dell'asilo, ha una madre tenace che lo ama alla follia, lo sostiene, lo spinge, ha delle sorelle che lo aiuteranno. Nella prima parte del romanzo abbiamo la descrizione di questo mondo contadino che abbiamo definito ancestrale, fermo, fisso, caratterizzato da alcune cose, miseria, ignoranza, violenza fisica, violenza psicologica, fatica bestiale, fame, sessualità animalesca e primordiale, una società di cui abbiamo visto vari aspetti. Un aspetto simpatico è che, come in Fenoglio, come in altri scrittori realisti, un ruolo diverso viene affidato alle donne. Se c'è un minimo di sensibilità, se c'è un minimo di affetto, se c'è un minimo di umanità in questa società, che è disumana, ma non per colpa degli uomini, per colpa della situazione, sono le donne. Ci sono tre personaggi bellissimi, Cecilia, la mamma, che sostiene questo ragazzo fino alla fine, e ci sono le due sorelle, Marta e Agnese, che l'una prima e l'altra dopo ospiteranno il ragazzo mentre gli studia, fa le sue esperienze.
Il nodo centrale del romanzo è la maturità di Egidio, quando dicevamo prima diventa podestà, il romanzo è intitolato infatti il podestà. E lì che si incontrano il mondo atavico e il mondo moderno. Egidio si compra prima la bicicletta, poi avrà la moto, poi avrà l'automobile, una vecchia valigia, fa l'avvocato, non gli piace fare l'avvocato, farà il professore. E in questa fase del romanzo compaiono delle date che prima non ci sono mai. La guerra, la resistenza, nel 47 si dimette da podestà, nel 64 darà l'esame per entrare nella scuola media. Siamo entrati nella modernità, quindi in un mondo caratterizzato dal tempo e non dalla mancanza di tempo. Secondo aspetto, dicevamo della medicina. Beh, la medicina entra nel romanzo per un vizio ovviamente dell'autore, che essendo medico si rappresenta nel romanzo varie figure di medici. Medici Codotti, il primo stupendo, quello che quando cura Egidio dice: ma tanto se ha un'influenza, se ha un'infezione, muore o guarisce, quindi uno più uno meno, ha 8 di figli, quindi uno più uno meno non conta. Poi c'è il medicone, il professorone dell'università che opera Egidio. E poi ci sarà la simpaticissima figura del medico condotto dell'età matura di Egidio, che con lui chiacchiera e parlano quando ormai si stanno avviando alla vecchiezza. Ma a parte questo, cioè la presenza dei medici, l'autore dice che la medicina gli è servita per penare, cioè la medicina gli è servita per analizzare, per osservare, per capire gli uomini. E questo lo vedete bene nella seconda parte del romanzo, nella vecchiezza dei protagonisti. Perché qui il discorso si fa più analitico e meno cinematografico, cioè viene dedicato più tempo all'analisi di questi personaggi, e ne cito solo rapidissimamente due. Il rapporto tra Filippo e Egidio. Il bambino viene ospitato dalla sorella Marta, il cui marito, l'americano, ha dei soldi. Non si capisce perché, ma questo Filippo aiuta il bambino e gli paga gli studi. Ma il bambino lo teme, perché l'altro è autoritario e staccato, ricco, tratta la moglie come una serva, però lo sponsorizza, insomma lo aiuta. E quindi il rapporto tra i due è caratterizzato dalla paura di Egidio. Poi c'è il rapporto di Egidio con l'amore. Questo è un rapporto difficile, perché Egidio è un complessato avendo una malattia fisica, quindi la ragazza le guarda con molta paura. E poi c'è la madre, che interverrà sovente per impedirgli, una forma di gelosia, no? Per impedirgli di la madre e la sorella, sì, la sorella Marta, esattamente. Cosa volevo ancora dire? Quindi, ad esempio, lo scrittore analizza molto bene il rapporto tra Egidio e le due sorelle, cioè le due sorelle in vecchiaia, Marta e Agnese, cominciano a odiarsi, anzi Marta odia Agnese. Marta è quella più rustica che è rimasta in paese, pratica, concreta. Agnese è stata servitrice, è stata cameriera in città, a Torino, quindi ha raffinato i suoi costumi. Cameriera, che lavoro, esattamente, i nobili, diciamo, feudatari, diciamo così, del paese. Ecco, qui le due sorelle si detestano e Egidio si trova in mezzo a questo clima, no? Talvolta deve dire: ma io vi do delle bastonate se non la smettete. Chi è che ci racconterà il perché di questo, che farà l'analisi di questa situazione psicologica? Il medico condotto. Difatti il romanzo si chiude con l'analisi che il medico condotto fa di questo rapporto. L'analisi poi sostanzialmente semplifica questa: le due sorelle sono state, diciamo, i sostituti della madre, no? E quindi Egidio non ha saputo per molto tempo quale scegliere, anche se in realtà la sua vera madre è Marta, la sorella Marta, no, la sorella Agnese. Ecco, quindi direi che in questo caso, quando si va dall'analisi psicologica ad analisi, diciamo, dei personaggi, ecco che qui interviene la sapienza dello scrittore, che oltre al bravissimo scrittore, avete notato la scioltezza del linguaggio, la leggerezza della narrazione, e anche un ottimo, diciamo, conoscitore dell'animo umano. Un libro che si situa, secondo me, nell'ambito del più bel realismo piemontese, cioè vicino ai Fenoglio, vicino ai Pavesi, vicino alla Tarditi, grande narratrice, no, dei nostri tempi, di morta poco fa.
questo nostro mondo piemontese è ricchissimo di cose, ricchissimo di cose. Ognuno di noi ha avuto, se non un padre, uno zio, un cognato, un suocero che è stato contadino. E quindi, per fortuna, questa tradizione porta con sé anche dei grossi valori, come sosteneva l'assessore, la sobrietà, il risparmio. Non tutto era negativo in questo mondo. Era un mondo di miseria, ma era anche un mondo di forza. Io leggevo, chiudo, traducendo una visita pastorale di un vescovo, no? Di metà 700 di Pallestura, e lì di povertà se ne intendevano, erano montanari, qui erano pianura, là erano montanari. Il lavoro, ad esempio, giorno sacro al Signore, poteva venire, anche, come dire, in qualche modo derogato, si poteva derogare. Davvero il vescovo arriva e dice: la chiesa è a pezzi, dovete ricostruire la chiesa, se non la ricostruite io vi tolgo il parroco, vi lascio senza parroco. E come fanno a costruire la chiesa? Vabbè, c'è la deroga, chi lavora di domenica per la chiesa guadagna delle indulgenze. Ed ecco che noi vediamo queste magnifiche, queste chiese di montagna, magnifiche data la situazione, e ci chiediamo come facevano a costruirle. Le costruivano in questo modo, i nobili mettevano i soldi e i contadini di domenica andavano a fare qualche ora, portavano le pietre e guadagnavano le indulgenze. Grazie a tutti. Ringraziamo il professore e allora chiudiamo questa serata. Conto che prima dalle immagini che abbiamo visto e poi dalle parole, dalle letture, si sia riusciti a dare una rappresentazione efficace di quella che è la trama e di quello che è un ritratto d'ambiente piemontese, ma direi anche, come diceva il professore, una raccolta di scampoli biografici di ognuno di noi che rintracciano le origini. Va bene, ringraziamo ovviamente l'autore, il dottor Mina, i lettori che hanno voluto dare il loro contributo, auguriamo a tutti una buona notte. Approfitto, voglio ringraziare i tecnici che si sono prodigati con qualche intoppo, ma ce l'hanno messa tutti. Grazie a Teodoro e grazie al fisico Umberto Bellotti. E anche un grazie alla Cassa di Risparmio per l'asta del microfono.